Bentornati amici di Obiettivo News, una nuova puntata di Due Quattro Ruote Passioni Motori. Abbandoniamo un po' le quattro ruote e ci riaddentriamo in quello nel mondo del motociclismo, nel mondo della velocità. Lo faccio con il mio ospite che oggi è Davide Conte. Ciao Davide e bentornato. Ciao Diana, grazie per avermi rinvitato e ciao a tutti voi. Perché Davide sei qua? Innanzitutto per parlare un po' di quella che è stata la bella stagione che ti sei lasciato alle spalle nel 2023 e poi più avanti durante l'intervista annunceremo il futuro, questa stagione 2024. 2023, se ce lo vuoi raccontare, io direi in una parola, terzo posto nella finale di Aragon nel Yamaha R7K. Sì, è stata una stagione molto molto bella perché mi sono messo in gioco, ho cambiato categoria dalla 300 all'R7 e sono arrivato in una categoria completamente nuova per me, ma la stagione è partita alla grande perché ho firmato alla fine l'anno scorso e non avevo mai provato la moto, ho fatto subito podio alla prima gara a Misano e poi la stagione è stata un crescendo, rimonte incredibili, partito ultimo per una caduta in qualifica al Mugello e siamo riusciti a rimontare fino all'ottavo posto, è stata una stagione stupenda, abbiamo avuto qualche problemino, come è normale che sia, però il risultatone grosso era arrivare alla finale di Aragon, alla finale europea, ci siamo arrivati. E poi vabbè, lì è stato bellissimo fare terzo all'europeo e per ora l'emozione più grande che abbia mai provato insieme alla gara al Mondiale 300 del 2022, quindi è proprio un'emozione secondo me indescrivibile, ecco, se non la vivi è proprio difficile parlarne, è un podio che vale tantissimo, sono contentissimo per l'opportunità che ho avuto, quindi è stato bellissimo, un coronamento di una stagione andata a buon fine. Ecco. Una stagione che hai chiuso al quinto posto poi. Sì, ho chiuso al quinto posto in Italia e quello, visto che passavamo in sette, mi ha dato la possibilità di accedere alla finale ad Aragon, tra parentesi pista stupenda, la metto assolutamente sul mio podio personale, insieme chiaramente Mugello, Misano, Valle Lunga, in Italia è difficile decidere sì. Perché sono tutte bellissime, Imola anche, e poi vabbè le due che ho visto all'estero, Assen ed Aragon, non saprei veramente decidere, però è stato stupendo, è stato bellissimo, ho fatto delle qualifiche tiratissime, bene perché avevamo lavorato sulla gomma usata anche durante tutti gli allenamenti, perché avevamo a disposizione un solo treno di gomma il venerdì, quindi è stato tutto anche un lavoro calcolato. Di strategia, sì, e mi ha fatto partire in prima fila e quel lavoro lì e poi la domenica tra sgomitate e lotte fino all'ultimo, ma proprio fino al photo finish, è stato bellissimo arrivare a podio. Com'è stato competere in una gara di livello internazionale? Allora, non è stato semplice, ma non è stato semplice come approccio, perché chiaramente io ho deciso, intanto ho avuto un piccolo momento di scaramanzia che è stato arrivare lì con il camper e non arrivare lì con aereo, albergo, eccetera. Questo mi è servito, ma mi è servito proprio per comfort zone durante tutto il weekend, avere papà e Andrea, mio fratello, che saluto, vicini, mamma purtroppo non è potuta venire, è stata molto molto vicina via telefono, via messaggi, comunque averli lì e stare tra di noi, quindi creare proprio la nostra piccola bolla, questo mi ha aiutato tantissimo, perché sì moltissimo su quello. Poi in pista, beh, chiaro, i primi due giri dici wow, dove sono finito, poi subentra il focus come in tutte le altre gare e inizi già a lavorare sulle varie strategie, a capire chi è quello un po' più veloce, gli spagnoli chiaramente, essendo la pista spagnola, partivano avvantaggiati, quindi bisognava studiare tutto, poi c'era la telemetria aperta, quindi bisognava andare a vedere tutti i minimi particolari, però un lavoro bellissimo e ne è valsa la pena poi alla fine sul risultato, quindi lo rifarei altro milione di volte, se non di più. Anche l'intervista in inglese? No, l'intervista in inglese è stato sicuramente il tasto dolente del weekend, ma molto divertente, perché no, mi ha portato popolarità, soprattutto tra i miei amici si sono divertiti tantissimo a sentire la mia intervista in inglese, anch'io mi sono divertito a farla poi alla fine, però ti dico la verità, c'è da migliorare. Dai, dai. C'è da migliorare. Miglioreremo strada facendo. E l'anno scorso hai partecipato anche al MES.
Sì? Nella Twins Cup. Sì, ho partecipato al MES, un MES che mi è dispiaciuto un sacco non essere riuscito a vincere. Io l'avevo già vinto nel 2021, volevo rifarmi, c'erano le possibilità, purtroppo ho fatto qualche errore, purtroppo non ho partecipato a qualche gara, mi viene in mente l'ultima di Cremona perché era la finale. Era concomitanza. il motivo è giusto, ci può stare, però chiaramente è un peccato non essere riuscito a vincere, lo vedremo se in futuro avrò la possibilità di metterci una ciliegina anche lì. Quindi una chiusura, diciamo, un anno positivo, decisamente positivo? Un anno assolutamente positivo, dove sono stato bene, dove ho lavorato bene e dove ho avuto tanti stimoli personali, perché poi il cambio di categoria ti porta chiaramente ad aprire di nuovo una visione, l'obiettivo è dichiarato, no? L'obiettivo futuro è chiaramente di voler arrivare al mondiale, questa categoria con Yamaha R7, Aprilia 660, tutte una determinata fascia di moto bicilindri che entreranno al mondiale sarà la nuova Supersport 600 e l'obiettivo chiaramente è essere su quella griglia. Non è facile per mille motivi, però l'obiettivo è dichiarato e quindi essere già riusciti a mettere un tassello mi rende orgoglioso, mi rende sicuramente molto felice. Momento più difficile di questa stagione appena conclusa? Allora, due. Perché abbiamo detto quelli positivi, dobbiamo dire anche quelli negativi. Chiaramente. Allora, uno è stato dopo l'errore in qualifica al Mugello, perché è un aneddoto divertente, perché la pista andava per asciugarsi e io ho deciso di montare le gomme slick, ma la pista era umida, non era ancora asciutta. Quindi entro, si forma soltanto la traiettoria asciutta, io inizio ad andare un po' troppo forte rispetto a quello che mi era stato chiesto, prendo un cordolo, prendo una piccola sbacchettata, si aprono le pastiglie, non me ne rendo conto, quindi arrivo alla curva successiva, freno. Senza il freno. Muro, quindi non mi qualifico, faccio la qualifica 2 dove diluvia, faccio solo la qualifica per poter partecipare alla gara e mi tocca partire su 40, partito tipo 37esimo, 36esimo e da lì ho fatto la rimonta fino all'ottavo posto del giorno dopo, ma quella sera lì è stato un momento particolarmente difficile perché comunque ti giochi il campionato, parti tanto indietro e iniziano a esserci vari pensieri chiaramente. E poi il secondo, non nascondo, che è dopo la fine di tutto, perché dopo la fine di tutto mi sarei aspettato di firmare, ormai possiamo dire, firmare con più facilità per questa stagione, invece tanti avvenimenti non hanno fatto sì che questo accadesse. E questo è un peccato perché ho avuto paura, a un certo punto ho avuto paura addirittura di non correre e poi dopo i risultati dell'anno scorso mi sembrava assurdo, però ormai è acqua passata, non è stato un periodo facile in inverno ma ormai è acqua passata. Sì, ci avviciniamo alla primavera, ormai l'inverno è pressoché finito anche se visto le piogge fino e la neve di questi giorni sembra non essere della stessa idea. Si avvicina la primavera, si avvicina all'inizio della nuova stagione, possiamo finalmente annunciare che Davide ha firmato. Sì. E ha firmato con un team importante che è il team 03. Sì, ho firmato per il team 03 di Giovanni Barcaro, che è lo junior team di MotoX Racing e sono molto contento di rifare innanzitutto l'R7 Cup. Ho messo proprio questa felpa che è la felpa della finale, l'ho fatto un po' in segno di scaramanzia visto che è andata bene e sono contentissimo di rifare questo tipo di campionato perché ti dà sbocchi importanti sul futuro, Yamaha è molto attiva e quindi bisogna essere concentrati, stare focus, noi diciamo, ed essere pronti a tutto per whatever it takes, è un po' il mio motto, no? Io lo uso sempre, adesso dare to be great, stando internazionali, osa essere grande, sono un po' i due motti che mi porto dietro ultimamente e questi sto cercando di applicarli in campo gara e aver firmato di nuovo con un team così importante e con Yamaha mi fa ben sperare per il futuro perché come ho detto l'obiettivo per il prossimo anno è essere di là, essere al mondiale, quindi quest'anno bisogna fare il massimo, bisogna fare una gran stagione per provare a fare il salto, provare a fare il grande salto. Un campionato che è molto partecipato, quindi con tanti giovani come te, contendenti poi alla vittoria finale. Sì, griglia sempre piena, l'R7 Cup griglia sempre piena, quindi non facile vincere, assolutamente no. Per di più, l'anno scorso eravamo in 10-15 qualche gara,
a lottare per la vittoria. Mi viene in mente la gara di Vallelunga, l'anno scorso è stata difficilissima. Io ho fatto 3 giri in testa, poi ho chiuso quinto, mi è rimasto un po' di rammarico, ma ho chiuso quinto. Eravate uno attaccato all'altro. È così, questa categoria è così, e lato brutto, ma è lato anche molto bello, perché lo spettacolo è enorme, è grandissimo. Un R7 Cup che avrà 7 tappe, la prima il 7 di aprile. Sì, quest'anno ci sono delle gare doppie, che saranno le 2 tappe di Misano. Questo secondo me è positivo, perché c'è anche più, spera sempre di no, però c'è anche più possibilità di rifarsi da un errore. L'anno scorso con 5 tappe era veramente difficile, tutte gara singola, molto molto complicato. Così ci si può porre anche qualche obiettivo un po' più ambizioso per quest'anno, che sicuramente, ad esempio, mi viene in mente uno, cercare di migliorare la mia posizione italiana in classifica. Non ce l'ho fatta per il drittone di l'anno scorso, problemino che ho avuto, e quindi purtroppo mi è sfuggito almeno il podio, mi sarebbe piaciuto fare in Italia, però quest'anno siamo, secondo me ce lo possiamo assolutamente giocare. E poi vabbè, l'ambizione di provare ancora a fare qualcosina meglio alla finale c'è, però quello è un terno all'otto, quindi ancora non si può dire nulla. No, intanto no, no, proviamo ad arrivarci. Certo. C'è qualcuno che temi maggiormente tra i tuoi avversari? Ma guarda, io non sottovaluto mai nessuno, li temo tutti, dal primo all'ultimo. C'è qualche ragazzo che ho visto che ha provato di più la moto in inverno, che ha già provato qualche pista papabile per la finale in Spagna, e quindi chiaramente loro, dei team anche un po' più blasonati, no? Dei team che hanno fatto dei bei risultati l'anno scorso, sicuramente sono quelli da tenere più d'occhio. Però c'è sempre da imparare, insomma, anche capire qualcosina in più, anche fare dei giri dietro, cioè non assolutamente può essere soltanto qualcosina meglio per provare a batterli in gara poi, quindi assolutamente da una parte temo tutti, dall'altra spero di essere temuto anch'io. E secondo te in Italia com'è, cioè, cosa si potrebbe fare di più per voi giovani? Qui si apre un capitolo, sai benissimo anche tu che mi infervora particolarmente, quindi lascio parlare te. Allora, cosa si potrebbe fare per i giovani? Sicuramente, secondo me, si potrebbe dare una mano a livello nazionale più importante, o anche a livello regionale, semplicemente, anche proprio a livello di regioni. Ad esempio, mi viene in mente un esempio principale, che ho visto come la Spagna tratta dei piloti spagnoli, dei miei compagni di squadra. Ad esempio, il mio compagno di squadra che ha avuto al mondiale ad Assen, e mi è stato spiegato che lì la loro regione investono su di loro, investe, cioè dà una mano. Poi chiaramente aumentano le pressioni, però almeno hai una sicurezza, hai dei fondi economici per provare a fare un salto, e quindi hai quella possibilità. Spesso purtroppo tanti di noi piloti, io ne conosco tantissimi molto bravi, che non sono riusciti ad arrivare fino a questo punto dove sono io ora, e purtroppo semplicemente per mancanza di budget, non assolutamente per mancanza di bravura. Questo è un gran peccato, perché poi l'Italia, secondo me, si perde anche dei pezzi importanti, si perde dei piloti che potrebbero dare un contributo fondamentale. Quindi sicuramente un aiuto a livello di federazione più importante, un aiuto anche a livello proprio di Stato, di regioni, questo sarebbe una gran mano. Diciamo che anche proprio l'Italia crede poco in questo sport. Sì, secondo me sì, non si crede tanto. In tutti gli sport che hanno un motore, adesso non stiamo parlando della velocità, motorsport. Ma è tutto il motorsport. Sì, motorsport in generale, siamo fortunati ad avere un campione del mondo, che poi è di qua, è dello stesso paese, che è tuo concittadino, che è Bagnaia. E questo è buono, perché attira l'attenzione, però secondo me è proprio il momento giusto, visto che questa cosa attira l'attenzione, è il momento giusto per provare a fare qualcosa, e spero che si faccia, lo spero vivamente, lo spero per me, lo spero per tutti i piloti che cercano di emergere, tutti i piloti che seguono che cercano di seguire anche i passi che ho fatto io fino a qui. Parlo con tantissimi pilotini piccoli, è figo vederli in pista, girare con loro, perché sono tutti velocissimi, quindi anche loro meritano tutti una possibilità. Spero che venga data, ecco. L'inverno, comunque, tu non hai smesso di allenarti, hai continuato ad allenarti a Lombardore. Come ti sei trovato? Allora, quest'inverno è andata bene perché ho fatto dei passi importanti anche di guida,
sulla mia moto, sulla mia Ross Moto, ho fatto degli step importanti, anche in palestra ho fatto un lavoro diverso, un lavoro sui muscoli, ho iniziato a lavorare con un nutrizionista per il mio primo anno, mi sono cresciuti di 2 centimetri i bicipiti, ci tengo ecco, a sottolinearlo. Sottolineiamolo. No, perché comunque, a parte gli scherzi, guidando ormai moto che hanno un certo peso, certo. Perché comunque l'R7 pesa 165-170 kg con un motore da 80 cavalli, quindi è una moto pesante. Bisogna cercare, oltre al fiato che è molto importante, avere tutta quella parte di resistenza, bisogna cercare di avere un po' di forza muscolare per portarla in fondo e provare a dare lo strappo agli ultimi giri con gli altri piloti, quindi bisogna cercare di fare quel lavoro sul millesimo. Quindi un lavoro a 360 gradi. Continui anche un lavoro a livello psicologico? Sì, continuo un lavoro a livello psicologico con il mio mental coach, con Rocco Minnici, come a sto punto li cito tutti, anche con la mia palestra, con Mattia Panaro, Cecilia Limone, che sono i miei trainer, e tutti quanti mi danno una mano a curare ogni aspetto, perché oltre alla pista, secondo me questo è molto interessante, e stavamo parlando anche con il ragazzo che mi ha seguito fino adesso, che è Domenico Barella, stavamo pensando di portare vari contenuti, adesso dobbiamo capire bene la piattaforma, comunque si parlava di TikTok, chiaramente di Instagram, cercare di portare vari contenuti su tutti gli aspetti che girano attorno alla gara, perché non è soltanto la manifestazione in sé, ma c'è un lavoro incredibile che spesso la gente non immagina nemmeno, un lavoro fatto appunto di psicologia, è quello, io dico sempre che è almeno il 65%, cercare di entrare in pista sereni, comodi in tutte le condizioni, asciutto, pioggia, sempre. Poi da lì si passa chiaramente alla parte fisica, alla parte aerobica fuori dal circuito e poi in ultimo vai a mettere la ciliegina nel momento in cui ti metti la tuta e sali in moto, ma non è la prima parte, in realtà è l'ultima all'interno del processo, è solo quella che mette la ciliegina sul progetto finale. Sì, anche per l'aspetto psicologico, specialmente dopo magari dopo alcune battute d'arresto è fondamentale, ne parlava ieri Pecco appunto, che è 3 volte campione del mondo. Dopo la botta che ha preso a Barcellona, anche a livello psicologico ci è voluto un attimo prima di riuscire a essere pronto a 360 gradi. È fondamentale, l'aspetto psicologico è la cosa più importante. Io lavoro con determinati strumenti che non dico per scaramanzia, no, non dirli più. Però, ma anche semplicemente la routine che si esegue prima di salire in moto, e io ho tutte le mie mosse particolari. Quello anche Valentino studiate, era. Ma quello un po' tutti, ma io me le sono studiate perché sono tutte mosse che ti danno sicurezza e ormai cambiare una cosa da quel livello di concentrazione in cui sei in quel momento, no, non è ammissibile assolutamente, bisogna seguire i passi precisi, che ormai sono passi che faccio io, ma che ormai ho costretto a far tutti, papà, lo sappiamo, mamma, lo sappiamo qualcosa. E appunto, ci tieni a ringraziare qualcuno? Sì, ci tengo soprattutto a ringraziare la mia famiglia, tantissimo, quest'anno ancora di più degli altri anni, perché mi sono stati vicini in un momento veramente difficile. Voglio citare una frase di mio fratello, perché sicuramente lui non vuole che si dica questa cosa, ma io la dirò lo stesso. Sarà felicissimo. Perché me l'ha raccontata papà, e loro parlavano all'interno della stagione, perché chiaramente eravamo in cerca di budget, e Andrea, che scia, fa uno sport a livello agonistico, anche lui ha detto: no, ma Davide non si merita di smettere dopo i risultati di questi anni, guarda, piuttosto smetto io di sciare, ma Davide deve continuare con la carriera, è una cosa ovviamente che non avrei mai permesso io, certo. Però è una cosa che ti fa pensare, mi ha fatto commuovere in determinate circostanze, quindi siamo molto uniti e siamo tutti pronti ad affrontare questa stagione, questo secondo me è veramente bello, ecco, è una spinta in più. Una spinta in più, anche far bene per riprenderti un po'. Da tutto quello che è successo dopo. Sì, assolutamente. Mi voglio riprendere da quest'inverno con gli interessi, quindi assolutamente l'appuntamento è per tutti al 7 aprile di Misano. Spero di avere un bel pubblico, una bella folla, perché come ho detto anche nel post di ingresso a questa stagione, ci sarà da divertirsi, sarà veramente veramente una stagione interessante, intensa, con dei partecipanti molto forti, una griglia molto pesante dal punto di vista emotivo, quindi bisogna stare sul pezzo e io sono pronto. Qual è l'obiettivo massimo?
Lo dico. Quello, il tuo sogno. Allora lo dico. Il mio obiettivo. Tutti abbiamo un obiettivo. Il mio obiettivo è cercare di vincere quest'anno il trofeo in Italia. E questo è l'obiettivo. Il sogno è cercare di vincere poi la finale europea. Quindi faccio questa distinzione. Due sogni piccolini. Sì, però dopo la stagione dell'anno scorso, secondo me si può dare questo tipo di obiettivo. Non sarà ovviamente facile, sarà veramente complicato, ma secondo me con tanto impegno, ogni tanto anche un po' di fortuna, perché quella fa una grande percentuale. Però sicuramente ci proverò. Poi per me una frase che è mia è non dire di non averci provato, cioè sì, tu provaci, certo, poi puoi fallire, puoi sbagliare, però almeno devi dire ho dato il 100%. Poi c'è qualcuno che è stato più bravo di me o ho fatto sì, e poi ci sono circostanze, c'è la fortuna, le botte di culo, quelle però non tu devono devi mai uscire, mancare. Cioè devi arrivare alla fine dicendo io ho dato tutto, esatto, non potevo dare di più, questo è quello che mi muove. Bene, in bocca al lupo, mi raccomando. Grazie Diana, viva il lupo, e sono super contento di essere qua. Ci tengo a dire che sei la prima, poi facciamo l'annuncio ufficiale, quindi sono molto contento e ti ringrazio ancora per essere stato qui. Grazie mille a te. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi ricordiamo di continuare a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao e alla prossima settimana!